Maledetto Poseidone, l'ennesimo naufragio. Che disastro. Ho finito tutti i giga e non riesco più a utilizzare il navigatore. Ragazzi, venite a fare una foto. Oh, guarda questa che bella, bella. Si vede anche il mare, raga. Bella, bella. Facciamola anche col tuo. Dai, facciamola. Vai, vai. Vai, raga, mettiamo. Ora vi taggo tutte quante. Vai. Aiuto. Qualcuno di voi potrebbe stare il telefono? Non so dove sono, devo tornare a casa. Ma chi è che grida? Oh mamma, un tipo lo scusi, sta avvicinando! Oh, scappate via, brozzanese! Aiuto! Finalmente è arrivato il corriere di Amazon, è da 3 giorni che aspetto questo pacco. Quindi, dov'è il mio pacco? Quale pacco? Scusami, non sei il corriere di Amazon? No, sono un viaggiatore, ho finito i giga e non riesco più a ritrovare la rotta. Potresti aiutarmi? Straniero, facciamoci un selfie. Guarda, metto come hashtag naufrago. Vieni qua, facciamo una storia. Metto come hashtag l'uomo misterioso. Faremo un sacco di like e visualizzazioni. Ragazze, tranquilla, lasciatelo stare. Non preoccuparti, straniero. Sei alla corte del re dei Feaci. Io sono Nausica, figlia delle Alcino. Ti ringrazio per avermi aiutato, però adesso vorrei incontrare Alcino. Il re sarà lieto di averti con noi al banchetto di stasera. Vieni, ti mostro la strada. Benvenuto nella mia umile dimora, straniero. Siediti accanto a me e ascolta questa musica soave. C'è straniero, dimmi perché piangi ascoltando la sorte che hanno avuto i troiani. Sono Ulisse, figlio di Laerte. La terra dove sono nato è Itaca. Ho vinto la guerra di Troia e per quasi 10 anni ho vagato per ogni dove, senza trovare la terra dei miei padri, finché non sono giunto qui, presso di voi. Raccontami, cosa ti è successo in questi anni di viaggio nel Mediterraneo? È una lunga, lunga storia. Quando fu il momento di risalpare, mi avevano raccontato che le sirene, per ingannare il tempo, erano solite preparare dei TikTok. Quando videro la mia nave avvicinarsi da lontano, io e i miei uomini ci stavamo già preparando l'incontro con loro. Che musica vuoi, Ulisse? Mettimi i miei scacciacani di Massimo Pericolo. E questo? Sì, ma alza un po' il volume, che non voglio sentire nessuna nota di quei TikTok. E voi mettetevi le cuffie, che stiamo per passare vicino all'isola delle sirene. Molto emozionate, le sirene iniziarono a ballare e cantare per attirare la mia attenzione. Io però ero stato avvisato da Circe e ho messo quindi le cuffie per non sentire nulla. Per non rischiare, mi ero anche fatto legare all'albero. Intanto io la miravo passando. Ero legato all'albero della nave e non sentivo nulla per via delle cuffiette. All'improvviso però me ne cadde una. Rimettetemi subito le cuffiette! Ma nessuno mi sentì, perché avevano tutti le orecchie tappate dalle cuffie. Non appena la canzone arrivò alle mie orecchie, riuscì a slegarmi e iniziai a ballare. Per fortuna i compagni battevano forti coi remi le onde, e la nave passò prima che mi gettassi verso le sirene. Quando arrivai sull'isola di Ogigia, dopo il nostro naufragio, mi accorsi di essere da solo. Tutti i compagni erano morti durante la tempesta. Qui viveva la ninfa Calipso, che mi accolse a casa sua. Dopo 2 settimane arrivò presso di me Hermes, il postino dei dei. Mi disse che qualcuno mi aveva mandato una busta.
Capii che era Penelope e la rifiutai. Mi sembrava scortese andarmene così presto da Calipso. Un giorno Hermes il postino raggiunse Calipso per riferirle che i dei volevano che mi lasciasse libero. Calipso mi diede il permesso di lasciare l'isola e costruirmi una zattera. E così ripartì ancora verso Itaca. Sei stato via 20 anni e non mi hai mai scritto. Non ho avuto tempo, ho dovuto superare tantissimi ostacoli. Non ci credo che non hai mai avuto 30 secondi per scrivermi un ciao, come stai? Hai ragione, non ci ho pensato. Ma ho dovuto inventare piani e inganni per sopravvivere e tornare a Itaca. E riguardo alle buste che ti ho inviato, cosa hai da dire? Sì, praticamente... Avevi da fare, eh? Chi era più importante di me? Riguardo alle buste le ho ricevute tutte, ma non sono riuscito ad aprirne nessuna. Perché? Per il volere degli dèi. Beh, se era per il volere degli dèi... Ascolta, ti devo dire una cosa. Cosa? Ho bisogno di nutrire la mia curiosità. Cosa? Venga anch'io. Sai come sono fatto? Voglio andare da solo. Ah, beh, vai, vai.